senso di urgenza nel recuperare un ritardo che l'Italia ha in termini di trasferimento della conoscenza. Noi abbiamo avvertito questa responsabilità e ci siamo federati in questo nuovo soggetto, una fondazione, per offrire al paese più rapidità nella trasformazione delle idee in fatti sociali, economici e sociali. Voi sapete che le università sono spinte più a competere che a collaborare. Tre università invece ritengono che la chiave di volta del futuro della ricerca e del suo impatto sulla società sia la collaborazione. Non ci accontentiamo di una collaborazione limitata al trasferimento della conoscenza. Io credo che noi dobbiamo allargare questa collaborazione ad altri soggetti e ad altri terreni. Questo soggetto deve diventare un player mondiale. Noi siamo all'inizio di un processo che speriamo che attraverso varie cose ci porti in quella direzione. Fare nascere un noi che possa allargarsi fino al territorio, 2000 docenti e ricercatori che abbiamo nelle nostre tre università. La Lombardia ne ha quattro volte tanto. Pensate che cosa significa mettere assieme tutti questi cervelli, tutte queste le idee e la novità e l'innovazione che producono. Noi non parliamo più di ricerca e sviluppo, ma parliamo di ricerca e innovazione ormai. Questo è un po' quello che è chiaro a chi si occupa di ricerca, a chi si occupa di formazione. Perché lo sviluppo non basta, cioè bisogna andare oltre, bisogna portare dei miglioramenti oppure comunque insomma dell'innovazione in tutti i settori. In un mondo che vede l'emergere di colossi, la Cina prima di tutto, un mondo in cui la competizione che l'Europa fa è decisamente difficile, si trova di fronte non più solo gli Stati Uniti ma nuovi paesi. Quello che è cambiato nella domanda oggi è il tempo. Il tempo è l'aspetto principale che probabilmente farà vincere o meno un gruppo, uno stato, un sistema rispetto a un altro. Ogni iniziativa inedita come questa a livello nazionale ha quantomeno il rischio e la provocazione di metterci in discussione. E anche questo è un passaggio culturale, cioè siamo dalla valorizzazione della ricerca in termini scientifici ad una valorizzazione anche in termini di un impatto economico e sociale sicuramente di notevole interesse. Questa sfida deriva da riflessioni e da collaborazioni che i tre Atenei hanno già in essere sull'aspetto della didattica, sulla ricerca in singoli ambiti o in ambiti specifici. L'innovazione che nasce dall'università non può non essere un'innovazione che pensa alle conseguenze che produce la sua presenza nella società. All'impatto che concretamente questa avrà e quindi lo pensa in modo critico. Quindi non un'innovazione qualunque, è un'innovazione che nasce già informata del senso di responsabilità. Io penso che l'università abbia bisogno di molte risorse, di molta simpatia, di molto coraggio negli investimenti da parte delle imprese e da parte del governo. Penso però che oggi noi siamo in grado di dire che è l'università italiana che può salvare l'Italia. Siamo una fonte straordinaria di innovazione che il paese ha bisogno per la competizione internazionale che indubbiamente c'è. In questa competizione il nostro fattore vincente è proprio la capacità di portare il sapere immediatamente dentro la realtà, il tessuto economico e sociale.